Un saluto a tutti voi, cari amici sportivi. Torniamo sul mio canale YouTube, sono Gabino 90, perché oggi torna la rubrica settimanale Diretta C per la decima giornata di campionato. Queste le partite in programma di quest'oggi: Juventus Next Gen Carrarese, Torres Pescara, Virtus Entella Pontedera, Cesena Arezzo, Perugia Recanatese, Vispesaro Pineto, Lucchese Rimini, Fermana Sestri Levante, Olbia Spal, Ancona Gubbio. Ancona Gubbio sarà il campo principale di questa decima giornata. La linea che passo al nostro inviato, che ci racconta al Del Conero il match tra Ancona e Gubbio. Stadio Del Conero di Ancona per la decima giornata di campionato. Ancona Gubbio, eccole le due squadre inquadrate nel tunnel. Adesso faranno il loro ingresso in campo. L'Ancona oggi in maglia rossa, pantaloncini e calzettoni rossi con bordi bianchi. Il Gubbio con maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi. Sulla maglia hanno una striscia obliqua rosso-blu. Buona cornice di pubblico qua al Del Conero dopo il ritorno di Gianluca Colavito in panchina. Questa è l'Ancona 4-3-3, Perucchini in porta, Barnabà, Cella, Pellizzari, Martina in difesa, Gatto, Nador, Paolucci, Cioffi, Spagnolo Energe. Il tridente offensivo di Gianluca Colavito. Risponde la squadra umbra con Menghetti in porta, Mercadante, Signorini, Bonini in difesa, Corsinelli, Mercati, Chierico, Fre, Bontà a centrocampo, Di Stefano, Vasquez, il duo offensivo per la squadra rosso-blu. Tutto è pronto, sarà l'Ancona a battere questo primo pallone. Attacca da sinistra verso destra, Cella, Spagnoli, occhio perché si fa vedere Cioffi. Spagnoli in protezione di palla, allarga per Alessandro Martina, piccoli trotti Martina, aspetta l'arrivo di un compagno, c'è Paolo. Intervengo dal Curi di Perugia perché ha segnato Santoro, 1-0 per i biancorossi. Il Grifone è avanti sulla Recanatese, da rivedere l'azione che ha portato al gol Santoro. Bella qua questa giocata, poi il destro che batte l'estremo difensore marchigiano. Sul primo palo nulla può il portiere giallo-rosso. Ribadiamo il punteggio dal Curi: Perugia 1, Recanatese 0. La linea che torna al Del Conero. Ucci, Cioffi, largo a sinistra, ancora Martina che avanza sul settore sinistro del campo. Martina, uno contro uno, siamo al limite. Il Gubbi ha tutto nella sua area difensiva. Nador, ancora Nador, Cioffi, la perla nera, Nador recupera palla, però il Gubbio con Di Stefano, Vasquez, Mercanti, ancora Vasquez, chiude la perla nera, Steven Nador fa ripartire l'Ancona con Energe, Antonio Energe per Spagnoli, pallone troppo lungo, non è riuscito a stoppare questa sfera il gladiatore Alberto Spagnoli. C'è la rimessa dal fondo per l'estremo difensore Menghetti, che va a lancio profondo in direzione di Vasquez, colpo di testa però di Lorenzo Paolucci. Nador, Ancona prova ad impostare di nuovo la sua manovra offensiva. Barnabà, Energe, Nador, Cioffi, avanza piccoli trotti ancora Cioffi, fa fuori il suo diretto avversario, allarga per Paolucci, l'inserimento del trattore che viene atterrato da Mercadante, non c'è fallo su di lui, giustamente è andato sul pallone di... Interviene il Manuzzi di Cesena per segnalare il vantaggio bianconero, ha segnato Robert Ogunseye, l'ex Modena, batte l'estremo difensore Borra dell'Arezzo. Da rivedere l'azione che ha portato al gol Ogunseye, qua palla persa banalmente da Kozak in fase offensiva, ne approfitta il Cesena e Ogunseye non sbaglia. Ribadiamo il punteggio dal Manuzzi: Cesena 1, Arezzo 0, la linea che torna ad Ancona. Difensore centrale del Gubbio, ci prova però l'Ancona, ancora una volta con Nador, Paolucci in verticale per Cioffi, prova a farsi vedere Spagnoli, Cioffi preferisce tornare da dietro, a ripartire dietro da Nord, largo a sinistra Martina, va alla traversone lungo sul secondo palo, non ci arriva il gladiatore Alberto Spagnoli, il pallone che
attraversa tutta l'area di rigore e esce oltre la linea bianca, rimessa dal fondo per l'estremo difensore Gubino che va a lungo ancora da Vasquez. Paolucci di testa va a regalare però un pallone al Gubbio con Di Stefano. Corsinelli largo a sinistra, il numero 21 prova a puntare in adoro, una serie di finte, ancora Corsinelli, bravissimo Steven Nador, la perla nera che fin qui sta facendo una grande partita. Poi Energy, Nador, ancora palla per Antonio Energy. Il folletto biancorosso prova ad avanzare di esterno. Intervengo dal Nespoli per segnalare l'1-0 della SPAL. Ha segnato Nicola Dalmonte. Da rivedere l'azione che ha portato al gol la squadra spallina quest'oggi in maglia rossa in Sardegna. Da rivedere la bella conclusione. Aggira il suo avversario con l'esterno del piede sinistro. Il numero 34 trafigge l'estremo difensore Olbiese. Ribadiamo il punteggio dal Nespoli. Olbia 0, Spal 1, la linea che torna ad Ancona. Per Spagnoli, Spagnoli, protezione palla. E spalla alla porta, Spagnoli. Viene chiuso però dal recupero di un calciatore del Gubbio. Siamo già dall'altra parte. Di Stefano, trentesimo. Siamo alla mezz'ora, 0-0 al Delconero. Tra Ancona e Gubbio, Di Stefano va a allargare il gioco, bravo Martina in anticipo sul numero 14 Freice, la rimessa laterale in favore del Gubbio in zona d'attacco quando il cronometro scorre, dice 33esimo nel corso del primo tempo, non cambia il parziale Di Stefano, Mercati destro ribattuto per Rucchini, si oppone su Vasquez, occasionissima per il Gubbio, bravissimo Perucchini. Siamo già dall'altra parte con Antonio Energe che ha provato a servire in profondità Alberto Spagnoli. Viene chiuso però l'attaccante dorico. Il raddoppio del Cesena. Ha segnato Varone, il centrocampista cesenate, con un gran destro a mezza altezza. Batte Borra. Esplode il Manuzzi per la seconda volta in questa partita. Ogunseye ci mette ancora una volta del suo. Gol e assist fin qui in questa partita. Cesena 2, Arezzo 0, la linea che torna ad Ancona. Il Gubbio dall'altra parte perde il pallone però. La squadra ospite e riparte l'Ancona con Tommaso Barnabà. Nador, ancora Barnabà, 40esimo minuto 0-0. Lancio lungo per Spagnoli, di testa alla sponda per Emanuele Gatto. Che va lungo per Cioffi, di testa prova a servire Spagnoli, chiude in qualche modo la retroguardia Ugubina di Stefano, anticipato da Pellizzari, riparte l'Ancona, 2 minuti dalla fine del primo tempo, Emanuele Gatto, Paolucci, palla giocata a sinistra per Martina, Cioffi, dietreggia l'Ancona, Paolucci prova a servire questo lob per Cioffi, pallone troppo profondo. Intervengo da Torino, Gabino, per segnalare il vantaggio della Juventus Under 23. Ha segnato Cerri esattamente al 46esimo minuto nel corso del primo tempo, l'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Ora vediamo l'azione che ha portato al gol Cerri, capocannoniere dei bianconeri, bella qua la girata, spalla alla porta del numero 27. Ribadiamo il punteggio da Torino, Juventus 1, Carrarese 0, la linea che torna al Delconero. Finisce qua, non c'è più tempo. Intervengo dal comunale per segnalare il vantaggio della Virtus Entella. Ha segnato il numero 18 Alessandro Fagioli esattamente al 47esimo minuto, oltre l'unico minuto di recupero, l'Entella va avanti contro il Pontedera. Da rivedere la bella azione che ha portato al gol i Liguri, difesa del Pontedera che ha provato la trappola del fuorigioco, ma non ha funzionato. Ribadiamo il punteggio dal comunale di Chiavari: Virtus Entella 1, Pontedera 0, la linea che torna ad Ancona. Il primo tempo al Delconero 0-0. Siamo alla ripresa del match con il Gubbio in possesso di palla, il Gubbio che attaccherà questa volta da sinistra verso destra, viceversa l'Ancona, da destra verso sinistra. Provano sempre questi lanci lunghi, i giocatori in maglia bianca, chiude però l'Ancona, Gatto, Pellizzari, Paolucci, prova ad avanzare ora. Pallone morbido per Spagnoli, di ritorno per Paolucci, triangolazione che non si chiude, è stato bravo Mercadante, difensore centrale, a chiudere su Spagnoli, qua l'Ancona perde palla banalmente, Mercati, riparte la squadra Ugubina nel cuore del centrocampo, Corsinelli largo a sinistra, pallone che non
Non viene preso comunque dall'esterno sinistro del Gubbio, chiude Barnabà, poi Cella, piccoli trolli, a piccoli trotti, non c'è nessun giocatore del Gubbio, andare incontro a Cella, Gatto in verticale per Spagnoli, larga il gioco a destra per Energe, uno contro uno, Energe con Bonini, Energe si allarga. Intervengo dal Bruno Recchioni per segnalare il vantaggio a sorpresa del Sestri Levante, ha segnato Cristian Furno. Su calcio piazzato, bella la sua punizione, colpevole anche l'estremo difensore Fermano che non riesce a spazzare via questo pallone. Ribadiamo il punteggio da fermo, Fermano a 0, Sestri Levante 1, la linea che torna ad Ancona. Larga ancora all'esterno biancorosso, Energe va al traversone, Gioffi la traversa dello scugnizzo napoletano. Antonio Cioffi va vicino all'1-0 l'Ancona esattamente al 58esimo minuto nel corso della ripresa. Non la sblocca la squadra di Gianluca Colavito e il Gubbio riparte. Corsinelli cambia gioco a destra per Frei, la mette giù il figlio d'arte, uno contro uno con Martina, bravissimo, sontuoso Alessandro Martina, sradica le palla sui piedi di Frei, riparte l'Ancona, qua l'erroraccio di Paolucci, insiste il Gubbio con Frei, entra in area di rigore, si deve allargare però Frei. Placcato da Martina, palla in orizzontale, chiude Gatto, rimessa laterale in favore del Gubbio. Tre cambi in casa Ancona, dentro Hajemang, Colissaco e Peli, fuori Martina, Paolucci non al meglio e l'esterno destro Antonio Energe. Il Gubbio che si appresta a battere questa rimessa laterale, chiude però l'Ancona in fase difensiva, Cioffi. Avanza spazio sul settore mancino del campo, va via su questa corsia Cioffi, non c'è nessuno, no, poteva fare meglio Antonio Cioffi, poteva aspettare a mettere questo traversone, poi non era neanche il suo piede, il mancino. E l'estremo difensore del Gubbio rilancia lungo nella sua metà campo, perde palla però la squadra in maglia bianca, la recupera l'Ancona, Spagnoli aspetta l'arrivo di Peli. Il pareggio della Recanatese a sorpresa al Curi di Perugia è 1-1, ha segnato Seni Gagliesi. Inserimento bellissimo quello del centrocampista offensivo giallorosso. I Leopardiani pareggiano, una partita incredibile. Da rivedere la grande giocata dei giallorossi. Ribadiamo il punteggio dal Curi Perugia 1, Recanatese 1, la linea che torna ad Ancona. Che va al cambio lato in direzione di Cioffi che mette giù la sfera, chiude in un primo momento, ma ancora Cioffi resiste, traversone per Spagnoli anticipato da Mercadante. Intervengo da Luca per segnalare il gol di D'Alessandro, i rossoneri vanno avanti di una rete contro il Rimini, da rivedere l'azione che ha portato al gol la squadra toscana. Gran destro sul primo palo di D'Alessandro che batte il portiere romagnolo. Ribadiamo il punteggio da Luca, Lucchese 1, Rimini 0, la sblocca D'Alessandro. Insiste però l'Ancona, grande Gatto che va a recuperare un pallone importante con Colissaco. Colissaco perde palla a centrocampo, riparte il Gubbio, siamo esattamente al 79esimo, 11 minuti più recupera il 90esimo, 0-0 del corner tra Ancona e Gubbio. Il Gubbio riparte dall'altra parte con Vasquez, occhio a Vasquez che fa correre Mercati, chiude, bravissimo, Barnabà in fallo laterale. 82esimo sul cronometro, doppio cambio anche per il Gubbio, dentro Galeandro e Spina, fuori Vasquez e Mercanti per la squadra di maglia bianca. Ancora il Gubbio in fase offensiva dopo questa rimessa laterale con Corsinelli, lato sinistro del campo, entra a bontà Chierico. Galeandro, entrato da poco in campo, Galeandro, sinistro, palo! Il palo di Galeandro, secondo legno del match, ancora il Gubbio, Perrucchini, la fa sua dopo il colpo di testa di Bontà, siamo esattamente all'88esimo, due più recupero, Perrucchini va lungo in direzione di Spagnoli, anticipato di testa. Ancora la squadra ospite in possesso di palle in questo finale incandescente. Vedremo quanto ci sarà da recuperare. Solo un minuto di recupero. Occhio perché l'Ancona prova a trasformare l'azione difensiva in offensiva con Nador. Deve accelerare i tempi. Troppo lenti, ma l'arbitro dice che basta così.
Il raddoppio della Juventus Under 23. Intervengo ancora da Torino, sempre nel recupero. Cerri 2-0 per i bianconeri, esattamente al 93esimo. Arriva la zampata del bomber bianconero. Da rivedere l'azione che ha portato al gol. La Carrarese era tutta esposta in avanti, contropiede micidiale qua al traversone. La Juve con il numero 24, Cerri di testa, batte l'estremo difensore giallo-azzurro. Ribadiamo il punteggio: Juventus 2, Carrarese 0. La linea che torna ad Ancona. Al Del Conero finisce 0-0 tra Ancona e Gubbio. La linea che torna allo studio. Torniamo in studio, cari amici sportivi, per andare a leggere i risultati dopo la decima giornata di campionato. Sono stati realizzati ben 10 gol in questa giornata. Juventus Next Gen Carrarese 2-0, Torres Pescara 0-0, Virtus Entella batte Pontedera 1-0, Cesena batte Arezzo 2-0, Perugia Recanatese 1-1, Vispesaro Pineto 0-0, Lucchese batte Rimini 1-0, a Fermo il Sestri Levanta sorpresa batte la Fermana 1-0, ad Olbia la Spal batte l'Olbia 1-0, Ancona Gubbio 0-0. Leggiamo la classifica dopo la decima giornata di campionato: il Cesena al comando con 23 punti, Virtus Entella 20, Fermana e Juventus Next Gen 19, Perugia 17, Recanatese 15, Pontedera, Pineto, Torres e Sestri Levante 14, Lucchese e Spal 13, Ancona e Carrarese 12, Pescara e Rimini 10, Vispesaro 9, Gubbio 8, Arezzo e Olbia 5 punti. Questa è la classifica dopo la decima giornata di campionato. Io, cari amici sportivi, vi ringrazio di aver seguito questo decimo appuntamento con Diretta C. Vi do appuntamento a sabato prossimo per l'undicesima giornata di campionato. Mi raccomando, lasciate l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e commentate insieme a me questa rubrica settimanale. Un abbraccio a tutti e sempre forza Ancona.